Cancelliere, a lei la parola. Grazie Vostra Eccellenza, eccellentissima Corte. Io cercherò ora di esporre i fatti che riguardano Carlo Gesualdo, principe di Venosa. Principe del Rinascimento, ho detto, ma aveva un onore enorme. Ricordo che era nipote di Papa. Ricordo anche che era sommo musicista, seppur in forme segrete. Gesualdo è un caso unico nella storia della musica. La sua produzione è diventata feconda, è diventata moderna, è diventata insostituibile. Maria d'Avalos era al terzo matrimonio quando si sposò Gesualdo. Il suo amante, l'amante di cui poi verranno narrati i fatti, è Fabrizio Carafa, duca d'Andria. Vostra Eccellenza ed Eccellentissima Corte, io devo ritirarmi. Ricordo soltanto che il musico fu grande, la sua musica ancor più. Si faccia accomodare il Pietro Bardotti. Chi ti ha dato l'ordine di portare le torce? Perché? Il principe, per far luce dove doveva andare. E dove doveva andare? Nella camera della principessa. Si faccia entrare Silvia Albana. Silvia Albana, quali erano i tuoi compiti? Io ero la guardarobiera al servizio della principessa. Avevo il compito di custodire i suoi gioielli, di gestire il suo guardaroba. Hai detto che hai seguito il principe all'interno della stanza. Che cosa hai visto? C'era una gran confusione. E accanto alla porta c'era il duca d'Andria, riverso a terra, morto, pieno di ferite, di sangue. Caso stranissimo. Indossava la sottoveste della mia padrona. Ah! Sì. E poi? E poi lui si è avvicinato al letto dove c'era la principessa. Lei era tutta coperta da un lenzuolo bianco fin sopra la testa. E poi l'ha squarciato il corpo dall'inguine alla gola. Ma adesso tocca proprio all'accusa intervenire. Certamente, gran personaggio, musico incredibile, ma dal punto di vista umano e il suo comportamento è veramente, l'unica parola che posso usare, è inqualificabile. Il principe Carafa, in concorso, in accordo con Prevetiello, ha senz'altro organizzato un piano preordinato a un'aggressione mortale. Nel regno di Napoli, così come nel resto dell'impero, esiste questo omicidio per causa d'onore. Ebbene, quello che io voglio, che scagionerebbe quindi, farebbe assolvere il principe, io voglio dimostrare che non esistono le circostanze per applicare al principe questa scriminante. Gesualdo certamente non agisce in preda, agisce freddamente, tutta l'organizzazione precedente, la trappola, il fatto che attende prima di entrare, le frasi dette, riferite dalla cameriera, dimostrano chiaramente che lui agisce lucidamente, freddamente, con la determinata intenzione di uccidere, appunto, non per dolore, non per ira, non per uno stato emotivo, ma per semplice, tremendo, rancoroso, meditato desiderio di vendetta. Non abbiamo però sentito parlare di fatto e diritto, cioè di quello che noi oggi dobbiamo applicare per il delitto supposto e per la vicenda che ci interessa. E allora è un fatto che i due amanti intrattenessero una relazione da tempo, una relazione adulterina e ingiuriosa. E tutta Napoli conosceva e sapeva, tutta Napoli meno il marito, come sempre accade. E ricordo a questa eccellentissima Corte che l'adulterio non è una vicenda privata. L'adulterio nel regno che ci interessa e in tutti i paesi civili cristianizzati è un delitto che offende l'ordine, che offende i principi fondamentali sui quali è costruita la nostra civiltà. Nel nostro regno abbiamo un unico diritto vigente ed è un diritto scritto. Al marito è lecito di uccidere in atto di adulterio la moglie e l'uomo. Questo dice la legge del nostro regno. E quindi non vi è premeditazione nel delitto. E quindi io chiedo a questa eccellentissima Corte di dismettere ogni accusa nei confronti del principe Gesualdo. E in piena coscienza questa difesa
deve affermare e afferma che Carlo Gesualdo ha ucciso di mano sua Maria D'Avalos, sua moglie e il suo amante. Come ha ricordato il mio onorevole collega, il comma secondo della prammatica dice che al marito è lecito di uccidere in atto di adulterio. In atto, che cosa è questa premeditazione? Che cosa è? Un istituto nuovo? Un istituto futuribile? È richiesta? No, è richiesto l'atto dell'adulterio. Basta. Non ha preordinato l'adulterio lui, l'adulterio lo ha scoperto lui. E ora che state per entrare nella sacralità della Camera di Consiglio, l'augurio di questa difesa è che come nell'Orestea le Erinni diventino Eumenidi. E Carlo Gesualdo, principe dei musici, è già assolto di fronte alla storia. Lo sia oggi anche di fronte alla giustizia. Il mio ragionamento è un ragionamento esclusivamente fattuale. Esiste una forma logica, uno strumento epistemologico che si chiama esperimento mentale. L'esperimento mentale consiste semplicemente nel determinare una situazione in cui dare un giudizio, in cui prevedere una possibile soluzione, non avendo ancora gli strumenti per poterlo fare fattualmente. Qui siamo all'esperimento mentale che capovolge il tempo. Se Gesualdo fosse stato condannato, quindi o alla pena capitale o comunque essere posto in una condizione di non poter comporre, tra l'altro leggendo i documenti dell'epoca riportati alla luce, fu l'epoca più fruttuosa della sua attività. Noi dovremmo, in questo momento, il paradosso è questo, dell'esperimento mentale, cancellare, non proibire, semplicemente cancellare le sue opere composte nel periodo dal 1590 all'anno della morte, 1613. Credo che sia, non so se esistono norme legali, se esistono, certo quelle morali non mi interessano, ma se esiste una risposta a questa domanda. Spero di essere stato utile e ringrazio tutti voi per l'attenzione. La Corte dichiara chiusa l'istruttoria e si ritira in Camera del Consiglio per la decisione. La Corte Suprema della Vicaria, riunitasi in Napoli a D28 ottobre 1590 per decidere sulla responsabilità di Carlo Gesualdo, principe di Venosa, figlio di Fabrizio II, grande di Spagna e Geronima Borromeo e dell'abate Fabrizio di Nolfi detto Prevituccio, entrambi accusati del duplice omicidio volontario commesso nella tarda sera del 26 ottobre 1590 in danno di Maria D'Avalos e Fabrizio Carafa, duca d'Andria, avevano scaricato i loro archibugi contro Maria D'Avalos e il duca d'Andria, colpendoli ripetutamente con un pugnale in più parti del corpo sino a provocarne la morte, la ricorrenza, secondo quanto prevede il diritto, dell'ipotesi del delitto d'onore, ovvero di quella particolare forma discriminante secondo cui il delitto viene purificato e redento dalla causa d'onore al punto da escludere la punibilità dell'assassino. Ne consegue che il principe agì nella convinzione di sanare l'offesa ricevuta e di vendicare l'insulto da cui riteneva disonorato sé e l'intera sua famiglia. Condanna l'abate Adinolfi alla pena della catena perpetua, per la cui esecuzione delega l'ufficio dell'Avvocato Generale. Ritiene la Corte che nei confronti di Carlo Gesualdo da Venosa debba essere affermata la sussistenza del fatto reato contestato, ma non la sua punibilità. Deve essere disposta nei confronti dello stesso l'applicazione della misura di sicurezza, dell'affidamento allo zio cardinale Alfonso Gesualdo, con gli obblighi di seguito elencati. L'affidato non potrà lasciare il castello di famiglia sito nel territorio del Principato di Venosa né in ore diurne né in ore notturne. Egli dovrà dare di sé prova di vera resipiscenza ed autentico pentimento. La spiccata e riconosciuta propensione per l'arte musicale
sarà da lui esercitata senza alcuna limitazione, anche di pubblicazione, per facilitare tale percorso. Giustizia di Cerino, perché qua non si può andare avanti così.